siamo in un luogo davvero magico e speciale. Ci troviamo infatti al Nürburgring, il mitico circuito in Germania. Siamo venuti qui ad assistere a una gara del Lamborghini Super Trofeo, il monomarca dedicato appunto alle Lamborghini con protagoniste le Huracan Evo. Guardate che meraviglia, pensate che alle mie spalle sono schierate ben 45 vetture pronte a darsi battaglia su un circuito storico come questo. Ma questa è anche l'occasione per conoscere la futura Lamborghini GT3 Evo, l'evoluzione del trofeo monomarca nettamente più performante. Ma intanto vi portiamo con noi a fare un giro con la leading car, una Lamborghini Urus che si porterà dietro tutte queste 45 bellissime Huracan. La nuova Huracan GT3 Evo, una vettura totalmente nuova rispetto al modello precedente. Partiamo dall'aerodinamica. L'aerodinamica è stata totalmente rivista in collaborazione con Dallara. Presenta un nuovo paraurti all'anteriore, un nuovo fondo e un nuovo splitter al posteriore. Tutte modifiche che ne aumentano il carico aerodinamico. Cosa vuol dire? Una maggiore velocità in inserimento, in percorrenza e soprattutto in uscita di curva. Ma le novità di certo non finiscono qui. Per aumentare il feeling di guida e per dare più confidenza di chi siede alla guida, non dimentichiamo che queste GT3 delle 75 vendute del modello precedente, tante sono utilizzate da gentleman driver, il nuovo pacchetto di sospensioni permette una guida ancora più confidente, ancora più semplice appunto per chi siede dietro il volante. Ma altre modifiche come gli specchietti e come il nuovo disegno del roll bar interno invece ha la funzione di aumentare, se così possibile, il comfort in una macchina da corsa, perché per esempio nelle gare endurance o quando ci sono tante vetture in circuito è fondamentale tenere bene sotto controllo quello che ci succede attorno. Ma la novità forse più importante di questo nuovo modello è il cuore, è il suo motore, sempre un V10, sempre aspirato, preso in prestito dalla più potente delle Huracan stradali, la Performante. Non sappiamo ancora quanti cavalli sviluppa su questa vettura, quello che è certo è che con tutte le modifiche, con il nuovo motore, il nuovo pacchetto aerodinamico, questa Huracan GT3 Evo promette di essere di qualche secondo più veloce del modello precedente. Ma oltre a essere più veloce, cosa fondamentale, sarà anche molto più facile da guidare. Purtroppo quella lì non me la fanno provare, però sapete che c'è? Io adesso vado a farmi un giro su questa Huracan Performante, anche perché nelle prossime settimane vedrete la nostra prova su ruote in pista. Ciao! Yeah.